La Coldiretti in scena in prima linea, così come altre realtà siciliane, per evidenziare tutte le criticità che mettono alla prova la sopravvivenza delle aziende agricole del territorio, dal caro energetico alla richiesta di incentivare il fotovoltaico sui tetti e non sui terreni. Un sit-in è stato organizzato infatti dalla Federazione Provinciale davanti alla Prefettura di Caltanissetta, ma la mobilitazione ha coinvolto anche altre province in tutta Italia e anche in Sicilia, dove gli agricoltori si sono dati appuntamento davanti alle prefetture di Trapani, Agrigento, Palermo, Enna e Ragusa. La delegazione della Coldiretti in scena è stata ricevuta dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, alla quale hanno consegnato un documento indirizzato al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e anche al presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Presenti anche il vescovo della diocesi nissena e i sindaci di alcuni comuni come Delia, San Cataldo, Resuttano e Caltanissetta. La prima priorità che mina la sopravvivenza delle aziende è il caro energetico. Quindi perché vengano presi provvedimenti immediati per calmierare questo aumento irrefrenabile dell'energia che sta mettendo a dura prova, credetemi, la sopravvivenza delle aziende zootecniche e non. E unitamente anche alla richiesta di sbloccare fondi che sono chiusi ancora nei cassetti della burocrazia regionale soprattutto, abbiamo portato avanti anche le nostre istanze per quanto riguarda l'agrifotovoltaico, ossia le risorse del PNRR che abbondano parecchio, quindi fino a 1,5 miliardi di euro, perché non vengano destinate a rovinare, sottolineo rovinare e abbandonare terreni agricoli fertili mettendo questi pannelli che non si sa che futuro avranno, bensì incentivare l'utilizzo del fotovoltaico in tutti quelli che sono i nostri tetti delle nostre aziende, quindi incentivare anche questa forma di produzione di energia pulita, smaltendo possibilmente l'amianto. Abbiamo chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto di intervenire a gran forza perché si possano sbloccare questi fondi, perché le povere aziende, oggi falcidiate dai costi, dai rincari dell'energia, aspettano ancora dei fondi per l'emergenza appunto incendi dell'anno scorso, da agosto. Si è parlato anche di viabilità, di altri problemi importanti ma secondari rispetto a questa emergenza energetica. E siamo molto contenti perché intanto c'è stata una grande rappresentanza non soltanto degli agricoltori ma anche delle istituzioni. Sono venuti i sindaci e anche assessori all'agricoltura di varie province, appunto di comuni della provincia di Caltanissetta, e abbiamo avuto il Sua Eccellenza il Vescovo che ha fatto un intervento anche molto molto importante, intenso. Devo dire, siamo anche contenti di avere trovato nella persona di Sua Eccellenza il Prefetto parecchio interesse, ascolto e anche una grande voglia anche di collaborazione, in partnership con gli agricoltori. I sindaci sono al fianco delle imprese agricole, sono al fianco degli agricoltori. Le imprese agricole e l'agricoltura rappresentano sicuramente uno dei comparti più importanti per le nostre attività produttive e vogliamo essere al fianco di tutte delle loro esigenze e delle loro istanze.